Giovedì 6 febbraio, presso l'Auditorium Giovanni XXIII delle scuole medie del Comune di San Paolo, si è tenuto l'incontro Crisi climatica e ambientale, comprenderla e affrontarla, evento organizzato da Cogeme Fondazione Onlus e ultimo appuntamento previsto per le iniziative del Mese della Pace. La quinta edizione della Carta della Terra. Questa sera siamo a San Paolo, è una serata molto bella perché parliamo di clima, parliamo di storia e cerchiamo di capire come le persone influiscono sul luogo in cui sono inserite. È anche una cosa molto interessante perché il clima ci aiuta a riflettere sui cambiamenti che ci sono, sui temi della sostenibilità, e farlo insieme a tante persone in un luogo come questo dà conto dell'importanza di un'area come la Bassa, che è molto significativa. La serata è stata l'occasione per osservare il flusso dei cambiamenti climatici nel corso della storia, riflettere sul fenomeno del riscaldamento globale e imparare ad assumere buoni comportamenti per la salvaguardia del pianeta, come suggerisce ai nostri microfoni il climatologo, ricercatore e giornalista scientifico Luca Mercalli. I comportamenti sono essere un po' più sobri da un punto di vista dei consumi inutili, essere più efficienti, qui ci viene in aiuto la tecnologia, nel senso che abbiamo una società che spreca troppo, spreca materie prime, spreca energia, quindi possiamo sicuramente mantenere lo stesso livello di vita, ma con una maggiore efficienza che ci viene resa disponibile dalla tecnologia, a cominciare dalle nostre case che sono inefficienti, con l'abbrodo energetici, però preferiamo spendere i soldi per comprarci magari un bel SUV da mostrare agli amici al bar invece che mettere magari i vetri doppi alla nostra casa. È un problema culturale. Poi ovviamente ci sono anche gli sforzi più grandi che vanno fatti insieme alla politica. È chiaro che trasformare una società basata sul petrolio in una basata sulle energie rinnovabili non può arrivare solo dall'impegno dei singoli, deve essere un disegno a livello internazionale, però noi possiamo già cominciare a fare tante cose. I trasporti, viaggiare meno in aereo per esempio, che è il mezzo più inquinante che ci sia, eppure tutti oggi prendono l'aereo per andare a fare weekend di vacanza.